Benvenuti a Parla Ragazzi, qua Wax e l'ho già ricato, oggi sono da solo e sono qui a presentare il mio nuovo video che ragazzi... Oddio, che ragazzi era un nuovo pinpale. Infatti oggi sono qui a presentarvi il pinpale di Gonzalo Higuain If, che l'ho pagato la bellezza di 91.000 crediti, quindi non tantissimo, meno male. E c'è da dire una piccola cosa, aspettate un secondo, eccomi, che in una partita mi ha fatto un gol, e però se devo essere sincero a me non piace tanto come attaccante, quindi è una sorta proprio di consiglio tattico: avete 100.000 crediti, volete Higuain in forma, non prendetelo perché non vale quei crediti secondo me. Poi ragazzi oggi utilizzerò questa squadra che non ha 100 di intesa perfetta, questo perché Chiellini e Ogbonna hanno 7 di intesa, perché il portiere con loro non fa di intesa, la fa solo doppio. Infatti sto utilizzando Marchetti, ma preferisco utilizzare Marchetti al posto di Buffon, perché veramente Marchetti è una sicurezza in più rispetto a Buffon. Buffon è vero, cioè, o meglio, con me giocava veramente in modo scandaloso, quindi è una cosa abbastanza poco tattica. Comunque ragazzi, innanzitutto sto per twittare su Facebook, ho appena twittato su Facebook. Poi vi volevo ringraziare per tutti i mi piace di essere l'ultimo video che ragazzi fa coping, cioè io non me l'aspettavo affatto. È arrivato, ve lo dico subito, aspettate un attimo, a un macello di piatti. Poi ne avevo chiesto 2.000 proprio perché sapevo che non ci fosse. Speravo appunto che non ci arrivassi, perché appunto oggi dovevo studiare. Però siamo a 1982 e ho detto appena finisco di editare il video arriveremo a 2.000, quindi devo caricarlo, non posso non caricare niente dopo aver fatto quella sorta di promessa. E quindi eccoci qua, adesso devo andare a studiare, quindi anche chiederò scusa se magari non riuscirò a mettere delle canzoni sotto i gol, ma appunto per motivi di studio. Quindi noi possiamo anche andare, io accetterei il prossimo invito e andiamo ad accettare il prossimo invito. Vediamo. Questo qua. Accettiamolo. Rerappi, non mi sembra averci mai giocato, comunque ripeto, se ho già giocato con voi di pinpale non invitatemi, quindi noi andiamo ad invitarlo. Ragazzi, ho scritto di non invitarmi più sulla pagina Facebook, ma questo Rerappi non sembra venire, quindi io accetterei proprio il primo invito che troviamo qui sotto. Usiamo qua intanto. Quindi XQ1 LL3RX G4M3RX sarà il nostro sfidante per il pinpal di Higuain in forma. Se lo siete chiesti, o meglio, io l'avrò già detto, se non avete capito non gioco contro il Rafi, perché appunto io l'ho invitato ma non è venuto, ho fatto passare anche secondi. Quindi aspettiamo che venga questo qua. Ragazzi, non so perché oggi non viene nessuno, stiamo aspettando. Ah no, è arrivato. Hai avuto fortuna, io stavo per uscire. Però oggi veramente è scandaloso, non so, non ho idea del perché non venisse nessuno. Quindi andiamo a vedere la sua squadra, magari troviamo questa cosa che ci può dare alquanto fastidio. E andiamo a vedere la sua squadra. Centro in chiesa, valutata 82. Madonna. 4-4-2, Serie A Barclays, è bagato. Quel Gomez e tu ragazzi, quel Gomez e tu mi fa paura. Oddio santo. Sì, non mi segnerai, yes, non mi ha segnato, dai, yeah. Ops, Pepita, ci arriva, Gonzalo, non ci credo, no, cosa ha sbagliato, Gesù, Madonna, Gozze, dai, Victor, no, ha sbagliato, Tiger, Ogbonna, Angelo, non la chiude, Chiellini ancora, madonna che partita, Ibarbo la mette in mezzo, madonna che portiere, bella, vai Barbo, Ibarbo 1-0 al 45esimo, Victor, Ibarbo, dai, e tunze, dai, 1-0, madonna, Ibarbo, infermabile Victor, li scarta tutti, madonna che gol, Victor Ibarbo, 2-0, dai, tutti, dai, oddio, stiamo andando bene ragazzi, porca vacca, che fondo schiena, no, calcio di rigore, dimmi che non è espulsione, giallo, va bene, noi glielo pariamo ragazzi, sono carico e glielo paro. Ah, che bolle, calcio d'angolo dovrebbe essere, questo lo fa, Bastian, Ogbonna, ah no, ancora, Opla, Gonzalo,
Madonna, traversa ancora buona e la chiude 3-1 al 90esimo. Partita chiusa e andiamo a vincere un altro Pink Pale. Dai. Arbitro, dia mano al fischietto subito. E dai. Mamma mia, Marchetti vuole fare azione personale. Marchetti, lascia il palco. No. Ehi. Oh, ma vuole finire sta partita? Non finisce. 3-2, non finisce sta partita. L'arbitro dà 2 minuti di recupero, ne passano 9, ma non fischia. Fine ragazzi, abbiamo vinto 3-2. Io ho segnato al 96esimo ed erano 2 minuti di recupero, quindi una cosa abbastanza tattica, e ha segnato anche sul rigore. Quindi 3-2, partita abbastanza tesa, però diciamo credo proprio di essermela meritata alla grande. Adesso comunque andremo a vedere i tiri. 12 tiri, 8 tiri, non importa, 10 lui, 7 importa lui. Per me le statistiche sono diverse, però secondo me FIFA ha questa particolarità. Ha la particolarità di falsificare le statistiche, tipo a volte dice che l'avversario ha fatto 9 tiri quando in realtà ne ha fatti 2. Quindi è una cosa abbastanza tattica. Comunque ragazzi, per il video, se è piaciuto vi esorto a lasciare un bel mi piace. Ecco ragazzi, mettetelo, che se arriviamo a 2000 mi piace domani non lo so perché torno alle 4 con gli allenamenti, ma comunque entro sabato ci sarà il Pink Pale, o se volete un altro video, comunque io vi metto di fare il Pink Pale di un altro giocatore, o meglio o di Hazard Thief ragazzi, oppure magari prima faccio la review comunque adesso vedere, oppure di 3 giocatori del nuovo Team of the Week. Ebbene sì, quindi mi raccomando mettete mi piace, arriviamo a 2000 entro domani, vediamo se riusciamo a fare questa mancata. E commentate, anche commentate scrivendo qualcosa, proprio qualcosa. E detto questo io vi ricordo di passare al secondo canale della pagina Facebook. E detto questo io vi saluto e vi dico potenza, alla fine del prossimo video, voilà. Ragazzi, ho appena finito la partita come avete potuto vedere, ma guardate un po' questo magico che 19 minuti fa scrive: sta partita finisce 3-2 per Axel. Cioè questo ragazzi è un sensitivo, quindi Angelo mai provato a darti alle scommesse oppure al Super Enalotto. E vabbè, dettagli. Prima di lasciarvi ragazzi, di rilasciarvi perché vi ho già lasciato, vi volevo chiedere una cosa stratattica. Secondo voi quanti anni ha Minala? Questa ragazzi è una domanda veramente tattica che io mi sto ponendo da alcuni giorni. Se non sapete chi è Minala, adesso vi farò vedere una sua foto e volevo solamente avere la vostra opinione su quanti anni avesse sto ragazzo, perché tecnicamente parlando lui dice di averne 17, ma secondo me c'è un qualcosa sotto. Quindi non lo so, scrivetemi secondo voi nei commenti quanti anni ha, e detto questo io vi saluto, bolla!